Allora, ho abbastanza aspettative, mi hanno spoilerato che escono anche nuovi Pokémon nel trailer. Sono molto curioso, veramente, perché il titolo lo giocherò anche in live, quindi insomma, ragazzi, comunque siateci quando apriamo e spero che vi gasi anche a voi. Andiamo a vederci sta situazione interessante, dai. Eccoci qua. Benvenuti qua alla reaction del trailer. Let's go! Ok, la tua storia si chiama, mi pare, il trailer, quindi vediamo un po' la situazione. Ok, allora, la prima cosa che voglio dire è che sto vedendo un botto di volte che spammano i leggendari. Sei già con i leggendari, sembra che ce l'hai già all'inizio. Sto Pokémon qua per me è nuovo perché su Pokémon Go non c'è, però mi pare che non sia per niente nuovo, giusto? Ditemelo in chat in caso. Quello era un Pokémon nuovo invece, che cacchio, anche questo che cacchio è? Spettro quasi sicuramente. Scusa? Eccolo qua, questo qua è il nuovo Krabby, raga. Acqua-erba, forse abbiamo un nuovo Pokémon acqua-erba, raga, o terra-erba. Spero acqua-erba, sinceramente. Quello che cacchio era, sembrava l'evoluzione dei Pokémon coleottero che hanno messo su Go. Sarebbe un fuoco coleottero, forse. Boh, fighissimo comunque. Che cacchio era? Oh, raga, ci sono tipo dei guerrieri, insomma. Anche il Granchio c'è già su Spada e Scudo. Ok, ci rimostrano il granchio, qua ci mostrano le palestre, poi simboli incomprensibili per noi, vedo una barca, però forse è un metodo di spostamento. E lì a sinistra cos'è? Una torre lotta tipo lì, sulla sinistra sulla foto del granchio, bel dettaglio. Il viale della polvere di stella, affronta gli studenti indisciplinati. Il viale della polvere di stella mi piace, si ricollega a Pokémon Go, let's go. Ah, si gioca ragazzi qua con le moto, mi sa. Tipo Mario Kart. Questo Team Star, la banda dei tempisti dell'Accademia, penso sia tipo il Team Rocket, diciamo, di questa season. Mi piace molto, a me piacciono le stelle, le stelline, tutte cose, quindi già mi piace. Mamma mia, fanno bordello, eh. Attenzione, questo è un Pokémon, raga. Io spero vivamente di no. Però non vedo nessuno al volante, raga. Quindi, boh. La continuano a mostrare solo con questa inquadratura. Quindi, se è un Pokémon sopra c'è qualcosa, tipo una testa o qualcosa. Mo' vediamo. Boh, boh, un affare guidato. Bello sto design di sto cattivo, comunque, eh. Un bacino per lei, bellissima. Pruna! Benvenuta, zia! Mamma mia, che stivali agguerriti che c'ha la zia, la capobanda di divisione fuoco del Team Star. Quindi Pokémon di tipo fuoco per lei. Sappiamo già che così dobbiamo scegliere tipo acqua. No, scherzo, ovviamente. Mamma che belli stivali, fioi. Belli design qua. Va bene. Bruttissima sta animazione della trottola, raga, non mi piace per niente, però vabbè, tralasciamo sta roba che avevano già detto. Speriamo che, raga, la community richieda che spendano più tempo per fare un titolo invece di un anno, 2 anni, raga, così hanno più tempo per raffinare sta roba. Vabbè, ma comunque, vabbè, tanto la dinamica di lotta non è cambiata. Diciamo che è regressa, perché su Pokémon Arceus secondo me era migliore. Chissà cos'ha quella luce in alto, non posso immaginarlo, raga, ditemi un po' voi cosa ne pensate. Il sentiero leggendario! Yo, c'è Pepe, il mio coin qui, ragazzi, qui con noi, uno studente e un cuoco di talento. È proprio lui, mamma che swaggy boy, anche riccio, raga, come il mio coin qui. Va che stile, mamma mia. Ma facci da mangiare, ma abbiamo una fame, fratello. Sarà occupatissimo a cercare Pokémon dominanti e spezie assieme a me, Giuliana, non so chi sia, raga. Mo, se voi ve lo ricordate, forse la dottoressa, non lo so. Bella lì, bella Gabri comunque per aver scritto in chat. Boh, gli è entrato con un attacco di tipo erba. Boh, raga, boh, è in un deserto, quindi forse a terra erba, vabbè. Peccato. Peccato. Clavuf, dominante delle scogliere. Scogliere, però. Mamma, quanto è gigante, oh. Mamma mia, che musica c'è, oh. Troppo assordante, ragazzi. Voi mi sentite, vero? Il cammino dei campioni.
Mamma mia, oh, mi chiamo Alisma. Benvenuta, zia. Bello anche sto design. Carino, molto particolare, raga, mi piace. Secondessa della Lega Pokémon. Un'allenatrice che ti farà da guida. Ok, quindi qui ci dice già che come avevamo già intuito che la meccanica è simile, cioè palestre, medaglie, Lega Pokémon, vabbè. Ah, questo è già più interessante, raga. Sì, si può giocare in quattro giocatori, Jack, in cooperativa. Questa è una cosa molto bella. Questo design già mi piace di meno a livello non... a livello di come è reso con il 3D. Vediamo il design invece disegnato è molto bello. Tra l'altro i capelli riprendono un Pokémon di Alola, quella murena che prende anche il Team Rocket sulla serie animata. Scusate se non i suoi nomi, ma su Pokémon Go deve ancora arrivare. Brassius, un capopolesso specializzato nei Pokémon Erba e Erba Veleno, mi viene da dire. Bello il lancio. Vabbè, super efficace, raga, direi. Sembra quasi una nuova forma, raga. Smoliv con l'oliva. Oh, è un nuovo Pokémon, raga. Boh. Carino. Oh, che bello, c'è Sudowoodofioi. Che brutto animato però così rosso. Ma poi, ragazzi, un po' capo palestra erba mette Sudowoodo per trollare. Mamma quanto trollano, ragazzi, tutti quelli che non sanno niente di Pokémon. Mamma mia. Sì, la porterò in live sicuramente, bro. Ah, ok, quindi diciamo, questa è una bella meccanica nuova se la inseriscono, che i capopalestra potranno utilizzare dei Pokémon differenti dal loro tipo della palestra perché il terra tipo di quel Pokémon sarà di tipo erba. Questa sarebbe una meccanica interessante, secondo me, è molto bella e molto ingegnosa che varrebbe il gameplay. Bello, bello, bello. Questo è bello, eh. Sì, lo porterò sicuramente in live, eh. State sintonizzati che al Day One ci giochiamo. Vai dove ti porta il cuore. Bene, il tema è il viaggio. Mamma mia, bello! Bello, che c'è Brilum! Lì ho visto il Pokémon compagno che ti seguiva, penso, quindi penso che a mappa potrai mettere il Pokémon compagno che ti segue. Quella è la sua squadra, con i Pokémon che hanno spoilerato. Nuovi Pokémon che hanno spoilerato, che siano dei misteriosi, raga, sembrano molto imponenti, eh. Ho visto che sono usciti anche delle situazioni qua su online. Bello, 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 bello. Mi ricordi Tapu, molto figo, molto figo. Poi a me piace robe robottose tipo Transformers. Sembra un Digimon però. Mamma mia, oh. Difesa, attacco, fuoco e luce. Beh, questo è Spettro, dai. Bella la transizione. Bello. Allora, ho visto forse un super efficace che entrava sul granchio di tipo A, che era un attacco di tipo acqua. Io penso sia terra erba a questo punto. Sono anche sad per questo. Speravo fosse acqua erba, ripeto. Bello però, bello, bello. Il 18 novembre, ragazzi, state sintonizzati, ci giochiamo sicuramente. Comunque, ragazzi, spero che il video vi abbia gasato, lasciate qua sotto dei commenti nel caso lo porto sul tubo. Voi fatemi sapere in chat, ragazzi, sono mega curioso di sapere anche il vostro parere. Dai, e ora ragazzi, stacco la live, torno subito con Pokémon Unite, mi raccomando, state connessi. Bella, bella, bella.